Il noce ha molte proprietà. Chi lo impianta o chi le ha ereditato dà molte cose. Senti come sono, perché sono secche, non umide. Io sono Camillo Strollino, sono nato a Sutrio nel 38 e ho fatto la scuola elementare e le due superiori, la sesta e la settima a Sutrio, e dopo sono andato a imparare il mestiere con mio papà che era falegname, era anche il nonno falegname, e ho fatto sempre falegname, lavoro anche adesso qualche restauro, ma non eccessivo, no? Perché si è tirati su in quel modo e io la campagna so fare qualcosa, voltare terra, ma non provetto contadino di poter fare i lavori bene, no? Invece il falegname aveva imparato il mestiere bene. Perché questa mangia, fa partire la pianta, ecco, vedi che, ma a tutte le piante, questa bisogna essere, sarebbe da tagliare tutto anche nel bosco, con la mannaia, con l'aceta, tagliarla perché in modo che la pianta abbia tutto il suo. Che questo si vanno dentro, mangiano lì i liquidi della pianta. E come potatura sarebbe di fare adesso noce e gelso per potare, non è l'autunno o la primavera, è quando è in piena vegetazione. Il mese di luglio. Questi noci li ho impiantati io e mio papà, ancora negli anni 70, 75 che gli anni lì. Questo era un campo di patate e fagioli che andava fino alla strada e abbiamo messo quello lì solo, unico, perché vengono meglio insieme, no? Però li abbiamo messi proprio appiccicati. Il noce com'è? Regola, dicevano i vecchi, ogni 6 metri. Nel 1992, che ti ho fatto vedere l'altro giorno, ho comprato un noce a Cecivento. L'ho pagato. Questo signore era un emigrante, Boschetti Fermo si chiamava. È morto nel 99 in Venezuela, un incidente. E io il noce vado ogni anno a vedere com'è, se aumenta, prendo su qualche noce, se mi lasciano la gente, perché qua vengono da Paluzzo, da Cecivento, perché sanno che sono le noce, qui è pieno di noce. Un giorno erano in 8 qua a cercare noce sotto le piante. Ecco, per dirti cosa succede con le noci. Adesso se vuoi ti porto a vedere il noce che ho comprato a Cecivento, che è ancora in piedi. E anche se muoio, io ormai l'ho pagato, che venga per eredità ai miei figli o ai miei nipoti, che il noce più grande della carne è il mio. Questa è una soddisfazione personale, perché il noce più bello del Veneto era in Calalzo, no, un altro paese, per andare giù di quella parte lì. Io sono andato appositamente a vederlo, era un noce favoloso, aveva una fronde con la pianta là, più grande, ora ha avuto 100 metri di fogliame, di larghezza e di circonferenza,
sono noce io. Os cocos, certo? In dialetto noi li chiamiamo cocos. Io ho quel neare, quel noce lì, è mio. E qui va bene perché è l'acqua della fognatura che ci vento di sopra. E le borbores, le radici hanno le borbores, vengono giù fino a qui e succhiano il nutrimento. Per quello io lo voglio lasciare perché venga il re di noci. Adesso ha un 50 di diametro. E questa è la più bella per me. Sai cosa facevano i pastori? Allora il corvac o la sghire, lo scoiattolo, prendeva la noce e dopo andava a ripararsi nel bosco. Qualche volta gli cadeva giù una nel bosco, no? E cosa succedeva? Che lui non la trovava perché era fogliame sotto e veniva sul noce. Quando il noce aveva questa dimensione, 14 centimetri di diametro, i pastori lo andavano a tagliare e facevano la chiosola delle campanacce di legno, perché il noce è bianco e si lascia girare benissimo quello fresco, mentre il faggio si spacca, anche l'acero, il noce se fai piano riesci a fare il giro proprio come quelle delle mucche, del collo delle mucche o della capra o delle pecore. Ecco. È un noce quello là, però è brutto, vedi che si dirama a basso, non è, è solamente per noci, è per legna. Questo invece è meglio, anche se è un po' storto. Uno che sa tagliarlo lo taglia metà e metà sopra, allora la vena viene dritta, perché se lo taglia tutto intero gira la vena e non va bene. Il noce non è come l'acero che va su dritto, no? Noi andavamo allora a tagliare noci, che si va d'autunno generalmente, e se trovavo noci, anche la noce buona, prendevo una noce, mettevo in tasca e dopo io avevo l'orto lì dove è il laboratorio e mettevo per fare il vivaio. Ecco. Questo è accaduto, probabilmente è marcia, però una volta i nostri anziani facevano il liquore con la scorza della noce. Il legno migliore per fare la ciucules, sai, sono le ciucule, i zoccoli, quelli che hanno il cuoio, che hanno i pastori, ecco, quello per non rovinare i piedi è la miglior qualità di legno. Allora noi, in settembre e in ottobre, si andava a spaccare le noci con le perti, che noi bambini andavamo su, non lasciavamo che cadessero. Adesso qua vengono anche gli altri paesi. E cosa facevamo? Prendevamo le noci, qualcuno aveva ancora la scorza su, allora le mettevamo al sole e la mettevamo nei gradiz. I gradiz sono
delle tavole lunghe 2,50 m e hanno come dei sostegni e si le metteva con le corde a asciugare, perché quando erano, se no venivano lodrose con la muffa di dentro se non erano asciutte. Infatti quando io vengo a prendere le noci, la prima cosa le lavo, la seconda cosa le metto in una cesta e le metto per una settimana al sole e le giro di continuo, in modo che si asciugano anche dentro e durano anche 3 anni. Questa è l'ultima creatura che io ho piantato. Avrà 35 anni questa noce. Questa è una bella vegetazione e fa belle noci anche. Io con le piante, per me sono come figli, perché averle messe la noce, visto il passaggio trapiantato dalla casa, dall'orto, portato qua nel campo, che questo era un campo, noi in quella volta, in 4 fratelli, avevamo bisogno di patate, di mangiare, no? Però dopo che è venuto abbondanza abbiamo detto a che fare, mettiamo piante e il noce è il noce della carne. No? Era quello che ci dava, certamente non pensavamo, si pensava di vivere in eterno, ma non si poteva vivere in eterno. Comunque lo abbiamo piantato tutti noi. Io ho imparato tutte queste cose in famiglia, con mio papà e i miei genitori, sì, che si andava a prendere le noci. Certamente era già predisposto, si vede che io, infatti ti ho già detto, che mio papà ha detto che era meglio di lui, anche se sono suo figlio, conoscevo la pianta meglio di lui. Vuol dire che una cosa è nata, no? Uno ha più passione di una cosa o uno dell'altra. Le piante, specialmente quello che ho piantato io, sono come bambini che ti parlano. Io parlo loro, a me sembra che loro recepiscano quello che dico, sentono il nostro pensiero. Vedi, questo braccio è l'amore che si ha per le piante. Sì, certamente non tutti, perché qualcuno non capisce quello che dà la pianta. Questo dà i frutti, il legname, i fogliame, dà tutto. E l'uomo, quello che capisce, capisce. Quello che non capisce, purtroppo, è un ignorante. Ti saluto, ti abbraccio, ci vediamo più vecchi. Arrivederci. Io quando vedo questa pianta, questa bella vegetazione, mi riempie il cuore. Io non so che dirti, perché averle impiantate, a vederle crescere, sono come figli praticamente, che le vedi piccoli e dopo pian piano crescono e vengono più vecchi di te. Io non so che dirti. Questa è la mia considerazione.